bestia che c'è qui? Ma come fai a starci? Zappalà è ancora dentro. Forse lo mettono fuori domani. Domani? Eh sì, può darsi. La colpa è stata vostra, però. Zappalà mica vi aveva fatto niente. E allora perché a voi vi hanno fatto uscire? Beh, può darsi che in un certo senso la colpa fosse la mia. Ma il coltello lo aveva lui! Vieni qui. Vieni qui! Va là, che gli fa bene stare un po' dentro. Ha tanti anni da campare quello. Sono io che muoio presto! Che bella rietta! Faccia buffa che hai. Ma sei sicura che sia una donna? A me pare un carciofo. Io non so se ci resti con Zappalò. Mi hanno detto se vado con loro. È una buona occasione per lasciarla andare, no? Per startene da sola con loro. Te li immagini la faccia che fa domani mattina quando esce e non trova più nessuno? Che bestione! Io non ho nulla contro di lui, e ogni volta che lo vedo mi viene voglia di sputterlo. Non lo so perché, ma ti giuro che è così. Eh sì, non lo so perché. Ma senti, ma tu come hai fatto a finire con Zappalò? Ha dato 10.000 lire a mia madre. No, così tante. Ti vuoi bene? Io? Sì, sì, tu e chi? Potevi scappar via. Ci ho provato. Niente. Ma che vuol dire niente? Quando fai così mi fai venire proprio i nervi. Se non puoi stare con lui, vattene con loro, no? Se vado con loro è lo stesso. Se rimango con lui è lo stesso. Io non servo a nessuno. Ma mi sono stufata di vivere. Sai cucinare? Eh? Ti ho chiesto se sai cucinare. No. Ma che sai fare? Canti, balli? Un po'. Forse ti piace fare all'amore? No! Ma che sai fare? E sei pure brutta! Che ci so fare in questo mondo? Di un po'. E se ti dicessi di venire via con me, ti insegnerei a camminare là sul filo, sotto le luci, tutte addosso a te, super aria. Io c'ho una macchina. Giriamo un mondo e ci divertiamo tantissimo. Ti piacerebbe? E invece no! A te ti tocca fare tutte quelle cretinerie con il tuo Zappalò e prenderti un sacco di legnate sulla schiena come un somaro. La vita è così. È una bestia. Io non ho nulla contro di lui, ma continuerò a prenderlo sempre in giro, a sfotterlo. È una bestia, non pensa. No. Però, se Zappalò non avesse bisogno di te, non ti terrebbe con sé. Che ha fatto quella volta che sei scappata? Tanti schiaffi. Ma perché non ti ha lasciato andare via? Perché? Io non lo capisco. Io non ti terrei con me neanche per un minuto. Forse. Forse. Lui è come i cani. Hai presente quei cani che ti guardano e sembra che ti vogliono dire tante cose e invece abbaiano soltanto? Poveraccio. Eh già, poveraccio. Ma se non ci stai tu con lui, ma chi ci sta? Io sono ignorante, però ho letto qualche libro. Tu non ci crederai, ma tutto in questo mondo serve a qualcosa. Ecco, prendi ad esempio quel sasso. Quale? Quello, uno qualsiasi. Questo qua. Ma che serve? Serve... Non lo so cosa serve. Se lo sapessi, sai chi sarei. Il Padre Eterno, che sa tutto, quando nasci, quando muori. No, chi può dirlo? Non lo so a cosa serve questo sassetto.
cosa deve essere vero. Perché se questo è vero, allora è mio tuo, anche questo è vero. Almeno credo. E anche tu servi a qualche cosa. Con la tua testa da cacciare. Io, uno di questi giorni, prendo i fiammiferi e brucio tutto, materassi, coperte, tutto, così impara! Io mica gli ho detto con quell'ordine ci voglio andare, mi ha dato 10.000 lire e io mi metto a lavorare. E lui giù botte, si fa così, non pensa! E io gli dico, e lui ma che? Oppure, decido, vivere così, chi te lo fa fare? Tanto, diventiamo tutti vecchi, chissà come ci tocca.